Quindi, Gianni allenatore, attenzione, e quindi hanno trovato un mister probabilmente. Finalmente, è il quarto mister in due partite. Allora per hanno Golden cambiato State. Il mister, i Golden State, che voglio capire dal nuovo mister Pisani cosa porterà in più alla squadra rispetto a Insuccio. Qual è la nuova mentalità, mister? Allora intanto ho fatto uno schema, che non posso rivelare, però se dovesse risultare efficace vorrei il mister dell'anno. C'è il premio mister dell'anno? Beh, sì, per il primo degli esclusi a zero punti, anzi mister dell'anno se riuscirà a portare a casa uno o tre punti. No, devo dire che ci hanno raccontato come la barzelletta, giusto, è vero, qualcuno ha detto così, qualcuno ha detto così, ho sentito delle mali lingue che ci hanno raccontato, ma ci sono anche delle barzellette raccontate male, quelle che alla fine non fanno ridere, puntiamo a essere quello. Però posso dire, già da ad adesso, Pisani maggiore di Insuccio. Si schiera così. E non ci voleva molto. Andiamo al campo perché sta per cominciare il primo match di giornata. Che la prende il primo passaggio! Geda, Gilbert, in mezzo per Insuccio, arriva Panzeri! Attenzione, no, il Cobra greco! E già il mister con la maglia numero 9, ancora una volta, il Cobra! Il velenosissimo Cobra! Tra l'altro salutiamo la visione compagna di un del gioco. Cobra greco, che ieri aveva una felpa, forse voi non lo sapete questo aneddoto. Andre, guardate il nuovo mister. Ma ragazzi... È la visione, la testa che ci vuole, la visione. Allora, l'allenatore Pisani dice che c'è la sua mano anche qua, io la vedo esagerata come dichiarazione. Si sta un po' sopravvalutando. Dice che c'è la sua mano, non ha detto al portiere di non andare a terra, però è un portiere, lo sa, credo. No, perché io ho giocato in porta 10 anni e so che l'unica regola è non andare giù. Non è andato giù e infatti anche un presidente forte come Sespo non ci ha segnato, capito? Perfetto, manie di protagonismo. Sì, però basta complimenti a Pisani, che sennò mi chiede subito l'aumento dopo la prima giornata. Tra l'altro, dopo 5 minuti. Tipo, esatto, dopo 5 minuti chiede l'aumento. Neanche Kvara con De Laurenti si è fatto peggio. La deve girarsi, ma quello è Gilbert Nana. Ragazzi, c'è Enzo che è uscito, ma è incredibile, ogni volta si lamenta Enzo. Cioè, vuole proprio stare andiamo, in andiamo campo. A sentire un attimo questa, come mai l'ha scelta questa scelta. Aspettate. Mister, perché ha scelto di togliere Insuccio la punta? Perché gli abbiamo già regalato troppo ad Enzo, devo dire la verità. Deve tornare al suo posto, un po' di umiltà, si lamenta sempre ogni cambio. Fa sconti, eh? No, vabbè, Gilbert che forse c'entrava la porta, ma niente, illusione. Diciamo che Nana dovrebbe lavorare oltre che sulla testa, diciamo, proprio, tipo a muretto, no? I fondamentali dei palleggi. I gol li faccio solo io in questa squadra. Che cosa ha fatto Geda? Era che solo parata ha fatto Fede? Da appoggiare in rete. Vediamo. Ecco, posso dire una cosa? Vai da quella merda di Pisani. Qua il Zuccio lo faceva. C'ha ragione a dir su. Qua il Zuccio la metteva dentro. Non lo so, detto? Sai. Ma non era calcio d'angolo? Non lo so. Multiverso non possiamo saperlo. È un mondo di cui sappiamo poco. Succio la metteva dentro. Cazzo, gli abbiamo dato due partite dove doveva solo soffiare, è riuscito a tirarla fuori. Questa la metteva dentro. Ma Succio sta urlando, fagli tu i shot out. Ma potete mutare in Succio? No, poverino. Oh, ben qui, senza di me la capocchia avevi in squadra. Allora, ben qui. Per favore, colleghiamo il collegamento. Torniamo in partita. Attenzione, Mazzei, vicinissimo al gol. Chiude fila corda. Diciamo che se questi sono i risultati è Succio. Forse no. Ragazzi, Balassi, bel giocatore. Attenzione a Doma. Ne approfitta. Bella la palla per il Cobra. Per il Cobra. La mette il giù. Ancora il Cobra. Ed è 3-2. Mamma mia. Incredibile. Golden State in vantaggio. Guardate che questa squadra ha un cuore. Andrea Pisani ha completamente cambiato la mentalità di una squadra. Ma i complimenti vanno ad Osama, che mette un pallone Osama Obuschen. Palla deliziosa. Possiamo iniziare a parlare di pisanismo, una nuova religione. Guarda, mamma che palla mette. Fantastica. E poi il Cobra da lì non sbaglia mai. Il pisanismo o il pisanesimo? No, il pisanesimo è più bello. Forse sì. Ho detto, ragazzi, vi dovete conquistare un posto in campionato. No. Tripletta del Cobra? Tripletta del Cobra, il pisanesimo. Mamma è ormai mia. Proprio una religione. Andiamo a vedere ancora Osama, intelligentissima la palla e poi... Sì, ma gli atleti Galbar, ragazzi, sono completi. Sono proprio... O cambiano o prendono un'imbarcata, sta oggi... Entra Crispo, attenzione. Entra Crispo. Alla Lautaro Martinez ci ha provato il Insuccio.
Ma ragazzi, qui Guardiola ci fa un baffo. Mamma mia, no, mamma, gli hanno mia fatti uscire quanti per stanarlo. Quanti tocchi prima di arrivare al tiro? 105, penso. 9 minuti sul cronometro e Dentsuccio, Atletico al bar, che conta i passi di fianco a lui, ovviamente. C'è anche Andrea Fratino, che però si allontana. È tutta sua. Forse uno schema? Occhio a Fratino. Occhio a Fratino, ragazzi. Che ci ha sentito. Occhio a Fratino, parte lì. La Limano. Shot out. Attenzione, calcio di rigore per gli Atletico al bar, che possono tornare. Shot out. 4-5. Andrea, qua. Andrea Pisani, bar. Chiama la carta VAR. Ma comunque quest'arbitro mi ha proprio rotto. Oh, mamma mia. Vabbè, ma che ha fatto? Secondo te è mano? Sì, veramente. Sì, dai, era... Ma nel dubbio avrà sbagliato, tanto non ci acchiappa mai. Allora, i Golden State chiamano la carta VAR, ipotizzo per un presunto tocco di mano. Beh, sento da al di fuori dell'area dei rigori, ma sentiamo il signor Pisani. No, non puoi, dimmi perché hai chiamato il VAR. Ho chiamato il VAR perché noi in allenamento abbiamo studiato il fallo di mani fuori area. Cioè, sono mesi che studiamo come fare un fallo ma lievemente fuori, per far accendere gli animi e poi fare tutto che finisce in una bolla di fumo. Ah, quindi non è rigore, secondo me. Quindi secondo te tu hai chiamato il VAR perché secondo te non era dentro l'area? No, no, l'abbiamo studiato. È mesi che ci alleniamo solo su questo, quindi non siamo bravi nei passaggi, ma sui falli fuori area siamo imbattibili. Okay, quindi la tattica dei Golden State è fare fallo di mano, cioè, proprio fuori area per aumentare ancora un po' di più la tensione. Far puoi chiedere una... se te lo mima praticamente. Mi puoi mimare, Andrea? Mi puoi minare il fallo, la tattica del minare. Fallo? Andresti era una dinamite. Allora, è importante la riga. La riga è fondamentale, perché uno può bleffare di avere il piede sulla linea, così da fuori dicono, ah, era in area, ma il braccio poco fuori. Così non è rigore, capito? Certo. E adesso l'arbitro mi darà la conferma, guarda, Attenzione perché l'arbitro sta tornando. Fermati qua, Dan. Ragazzi, funziona incredibile. Dalle immagini il tocco si risulta essere sulla riga. La riga fa parte dell'area di rigore, quindi dimettiti! Rigore. Dimettiti! Incompetente! L'avevano provato per mesi. Per mesi, per anni. Non si dà pace, Pisani. Incredibile. Strano però, Qua gol dell'assist di Geda, ragazzi, sì. Che con grande l'esterno illumina il mercato. Hai visto mercato? Come è è arrivato Pisani all'Amazzone. Okay. Hai visto Ferreri cosa ha fatto davanti a Sespo? Il gesto del profumo, eh? Ah, sì? Personalità, mi piace. Alessandro Ferreri del draft. Ragazzi, io comunque rimango impressionato dalla qualità dei passaggi di Geda. Visione. Vabbè, Lilari. Parte Lilali, attenzione, per tenere in vita l'Atletico al bar. Elilali. C'è! Gol! I Golden State conquistano i primi tre punti. Pisani, pazzesco! Ha portato la vittoria. Vieni qui! È saltato tutto. Vieni qui. Andrea Pisani. Vieni qui! Attenzione! Si è sfondato tutto! Complimenti, mister! Attenzione! Ragazzi! Sì! Raga, avete spaccato il monitor! Allora! Come buttare via tre giorni di live? Primi tre punti conquistati, bravi ragazzi! La squadra allenata dal guerriero Pisani, che come Carletto Mazzone è arrivato nel momento del bisogno e ha cambiato completamente una squadra, facendola vincere forse contro una delle favorite del torneo. Io volevo chiedere al Penguin se sa già il nome di chi poi andrà a fare la Coppa degli Eroi. No, non lo so. Sì, ho già un nome in testa. Ho confermato Pisani. Confermato Pisani. Posso dirvi una cosa, raga? Sì. Con questi tre punti, questa squadra, secondo me, ha trovato un cuore e al di fuori ha trovato un tifo in chat in questa partita. Oh, la gente contenti. Inizia a tifare Golden State. Quindi è finito 7-6 il match tra Golden State e Atletico al bar. Primi tre punti storici.